ringrazio padre, scusate il raffreddore, ma insomma quello passerà nel corso della serata. Ringrazio padre Gozzi con cui è cominciato questo discorso e dal quale è arrivato questo invito. Ringrazio tutta la struttura del Festival Francescano, la persona di Cinzia Vecchi, insomma un po' tutti. Ringrazio Rossana Valerdi, perché non ve lo dico perché lo capisco nel corso della serata. Dunque, allora sì, la bellezza è quello, è ciò del quale siamo vissuti insomma in tutti questi anni. Quindi figuriamoci, se mi invitava il Festival Francescano anche 20 anni fa, 30 anni fa, eccetera, io sarei venuto di corsa e punto e basta. Nella fattispecie però è successo che è uscito la primavera scorsa un mio libro che è proprio questo, insomma, che tratta proprio di questo, che si intitola L'arte italiana in 15 weekend e mezzo, ed è un viaggio fatto appunto nell'arte italiana, fra l'altro è un viaggio concertato fra un professore e una signora bolognese, quindi cominciamo ad avvicinarci e cominciamo ad essere in tema. Quindi adesso io vi spiego proprio in due parole il perché di questo libro, il senso di questo libro, e poi ci mettiamo direttamente nelle immagini, che è la cosa più interessante. Allora, il primo perché è questo. Ognuno di noi in vita sua ha visto centinaia, probabilmente migliaia di opere d'arte e poi in qualche modo ha cercato di metterle in fila e da lì è nata una storia, nascono delle storie dell'arte, ognuno ha la propria personale storia dell'arte, io ho scritto una che è uscita nel 2001, insomma quello è un modo di vedere le cose e poi di ordinarle, razionalizzarle tramite la cultura e metterle lì sul tavolo. Ma la verità è che io a questo libro pensavo da molto tempo, perché l'emozione vera, diciamo la verità, l'emozione vera è quella che noi abbiamo nel rapporto con le opere d'arte, il ricordo che noi ci portiamo dentro delle opere d'arte, non è affatto ordinato, è caotico, è caos, non vuole affatto dire confusione, ma vuol dire energia, per cui noi ci ricordiamo per una certa opera, per l'aria di quel giorno, per la città nella quale eravamo a vedere un'opera a Pisa, è cosa completamente diversa dal vederla, che ne so, io a Recanati o a Napoli, ecco, cosa ancora molto diversa. Insomma, in noi il senso, il gusto della vita è inestricabilmente impastato col gusto dell'arte o col gusto della bellezza, e vive tutto insieme, insomma, in un modo che non si può sciogliere. Ecco che adesso io ho già voglia di fare una deviazione per raccontare, cioè mentre io vi parlavo mi è tornata alla mente una cosa che non posso tacervi, ed è questa, ed è che io in gioventù, quando appena avevo conosciuto, insomma da poco, mia moglie, andavamo in giro, la portavamo, andavamo in giro per l'Europa e vedevamo, abbiamo calcolato, mettiamo 900, 1000 opere al giorno, per cui un certo anno, dopo averne viste, dopo 30 giorni, erano circa 30.000 le opere, mia moglie è svenuta, ragionevolmente, insomma non poteva fare altro che svenire, ma all'interno di quella cosa è accaduto che un giorno io la trascinavo a ore incredibili, eravamo alla National Gallery di Londra, erano circa le 3 del pomeriggio, 3 e mezzo del pomeriggio, fate conto, senza mangiare, e a un certo punto, ed eravamo nella sala di Caravaggio, ed eravamo per la precisione davanti alla cena in Emmaus di Caravaggio. Io ho visto che lei stava guardando il quadro, io mi sono distratto vedendo altre cose, e poi ho tornato a guardare lei e l'ho vista, era concentrata, insomma, proprio in questo, che era rapita da questa visione. E le ho detto, bello, eh? E lei mi ha detto, che bel pollo. Poi, fate conto che io quando penso alla luce di me, ditemi voi, se io quando penso alla cerina in Emmaus di Caravaggio penso prima al chiaroscuro, all'illuminismo, eccetera, eccetera, o penso invece alla cottura di quel pollo, che in effetti è molto attraente, insomma. Il gusto della vita, il gusto della vita impastato col gusto dell'arte. Il secondo motivo per cui ho scritto questo libro è stato quello di immaginare, cosa che in realtà appunto non si fa mai, di immaginare una specie di slalom, di piantare, ecco, di mettere giù dei paletti, una specie di slalom al termine del quale un visitatore straniero, insomma una specie di marziano che sia piovuto in Italia, dovrebbe avere l'idea appunto dei fondamentali, dei primari,
abbiamo costituito l'arte italiana. Queste erano le idee generali, ma io non perderei un istante per andare subito alle cose, cominciando esattamente da Milano, cioè dall'ultima cena di Leonardo, una delle opere sulle quali abbiamo sentito e letto più chiacchiere nel corso della nostra vita. E la verità è che quando Leonardo ha dipinto quest'opera, Milano non era affatto una delle capitali dell'arte italiana. Qui stiamo parlando dell'ultimo decennio del 400, non era Firenze, non era la Firenze di Botticelli, non era la Roma che stava preparandosi, insomma, al successivo grandissimo decennio, il primo decennio del 500. Milano era una singolare città di forti ambizioni politiche, ma insomma con una scuola artistica moderatamente limitata. Però insomma, è accaduto una cosa incredibile, è accaduto che quest'opera, quando è stata ultimata, ha immediatamente cambiato il quadro dell'arte europea, immediatamente, proprio come una specie di virus, oggi si usa l'aggettivo virale, quindi proprio c'è stata una specie di espansione virale per cui l'arte europea è cambiata di punto in bianco. E perché è cambiata? Ecco, normalmente si dice cambiata per quella perfetta prospettiva, per quell'aria lombarda che corre all'interno di questo edificio, per quei monti azzurrati sullo sfondo. Questo è in verità. L'altra sera ho visto anche un programma in TV inglese, per la precisione, tra l'altro un programma che ha fatto bene, nella quale però il tipo, che io ho anche conosciuto, è un polacco che lavora a Londra, insisteva su questa idea, insomma, su quest'area lombarda all'interno. Non è affatto per quello che questo quadro ha avuto immediata eco e ha cambiato l'arte del mondo. Il perché è molto semplice, ed è il fatto che Leonardo, come dice lui stesso in un suo appunto, ha inteso rappresentare un istante e solo un istante di vita, l'istante che fa seguito al momento nel quale Gesù dice: uno di voi mi tradirà. La cosa è talmente enorme, quello che è accaduto è talmente enorme, che Leonardo ha studiato, insomma, intanto la psicologia degli apostoli. Noi molto sappiamo dei Vangeli sulla psicologia, insomma, sulle attitudini di ognuno dei dodici, ma poi ha cercato di appuntarlo anche attraverso disegni, ha perfezionato le proprie idee attraverso i disegni. Ho scritto un libro riguardo Leonardo, studi di fisionomica, proprio per vedere come lui approfondiva questo tema, e alla fine ha messo su un'opera teatrale. E ricordiamoci che Leonardo faceva da regista, insomma, dirigeva opere teatrali al Castello Sforzesco di Milano, o addirittura un'opera cinematografica. Ha immaginato un istante, solo in un istante, i 12 apostoli divisi 3 a 3, che reagiscono ognuno secondo il proprio temperamento. Cioè, questo è il momento nel quale Leonardo realizza quello che lui d'altronde ha scritto e ha prescritto a se stesso. C'è un pensiero di Leonardo che dice: farai le figure, Leonardo dice a se stesso, farai le figure in tale atto il quale sia sufficiente a dimostrare ciò che la figura ha nell'animo, altrimenti la tua arte non sarà laudabile. È finito, cioè quell'enorme sforzo di genialità che il XV secolo, il 400, ha fatto applicando ogni sua energia nella rappresentazione, nel dimensionamento, ecco, del visibile, cioè di ciò che sta al di fuori della pupilla umana, passa in seconda linea. Da questo momento c'è come una telecamera che vira di 180 gradi e punta l'anima, non punta ciò che si vede, ma punta ciò che non si vede dell'uomo, con una sonda che va giù, che va giù, che va giù, fino a sfociare negli spazi disomogenei della contemporaneità e dell'arte contemporanea. È un momento che cambia tutto. Tant'è vero che uno che ha capito immediatamente, più artigianalmente, cioè meno teoricamente di quanto... Senta, scusi per favore, ecco, non perché fanno dei segni proprio lì davanti a me, io credo che parlino con me, non, grazie, molto, molto gentile. Capite? Dove sono arrivato? Sì, ecco, esatto. E quindi Leonardo è colui che anche teoricamente,
questa è la novità fondamentale di Leonardo, anche teoricamente arriva a concepire questo nuovo mondo che è il mondo dell'anima, e se vuoi, da questo momento non farà che evolvere verso il mondo contemporaneo, ma qualcuno l'aveva già intuito, da scultore, insomma, quindi in una dimensione, se volete, più artistico, artigianale, ma l'aveva intuito in modo meraviglioso, addirittura sublime, e tutto quello che è accaduto, tutto quello che è stato fatto, e guarda caso, è molto semplice, ci andiamo esattamente qui, davanti a noi, a 300 metri da qui, questa è la, e questo è Niccolò Dell'Arca, come sapete, è lì nella chiesa, era nella chiesa lì di fronte, e voi capite che un'immagine come questa, questo urlo, ecco, questo urlo, questa espansione dell'interiorità, questo urlo chiuso nella strozza, questa manifestazione proprio di un'anima, l'anima che si manifesta appunto attraverso i tratti del volto, è cosa assolutamente sconvolgente per tutta l'arte italiana. Uno scrittore che io non ho mai amato particolarmente, che però era un uomo di doti enormi a modo suo, che Gabriele D'Annunzio, disse a proposito di questa scultura l'urlo di pietra, questo urlo di pietra, sì, c'è qualcosa di straordinario. E devo dire però che mentre insomma, è modesta, diciamo pure, la conoscenza che si ha di quest'opera, che invece a mio avviso è un assoluto capolavoro dell'arte di tutto il 400, io faccio sempre delle prove, insomma, prima di fare una serata. Quando l'ho messa su Instagram, questa immagine ha avuto, dopo Michelangelo, il massimo dei cuoricini, insomma, il massimo dei like, eccetera. Proprio perché invece la gente ce l'ha nel cuore, evidentemente l'ha vista, insomma, in qualche modo la possiede e ce l'ha nel cuore. Questo urlo, appunto, di queste due donne, che vuol dire che Niccolò Dell'Arca aveva intuito che il problema a questo punto era quello di andare nell'anima, di affrontare il tema dell'anima, e l'ha fatto in modo sublime che avrà enormi conseguenze nel futuro. Io è una vita che sogno di organizzare, ci provo una vita di organizzare una mostra intitolata L'Urlo, che parta esattamente da qui e contemporaneamente da quella testa di Ercole De Roberti che è conservata in Pinacoteca, se vi viene voglia di farlo domani andatelo a vederlo, che prosegue attraverso il 500, attraverso il sofonismo Anguissola, che passa naturalmente da Caravaggio, dagli urli definitivi di Caravaggio, che passa da Guido Reni. Ecco, devo dire che ieri, proprio in vista di questa serata, ho messo su Instagram in particolare da qui di Guido Reni, la donna col bambino in braccio che urla con una vecchia, con la strada degli innocenti, insomma, vecchia che urla, e lì c'è stato un numero abbastanza incredibile. Guido Reni è un pittore difficile, ma è un pittore che evidentemente vive sotto pelle, insomma, che la gente conosce, che passa, dicevo, da Guido Reni, che passa attraverso il 700, arriva al nostro tempo, con, insomma, intanto passa dall'urlo di Munch, perché io non ho mai saputo che potuto realizzare quella mostra, perché mi hanno sempre detto di no all'urlo di Munch. Quattro versioni dell'urlo di Munch, mi hanno sempre detto di no tutte e quattro, poi una di queste è stata rubata, quindi non dico nulla, ma insomma che la prestavano a me forse era meglio, insomma il fatto sta che non me l'hanno mai data, e poi si va agli urli di Francis Bacon, di parli dei papi di Francis Bacon con la tragedia appunto che è implicita nella contemporaneità. Ma a questo punto, qui siamo proprio al dunque e al cuore della cosa, siamo a Bologna, io di questo parlo, ho fatto alcune già parecchie serate a questo riguardo, ma stasera siamo proprio a Bologna, e quindi è qui che va affrontata Hic sunt leones, è qui che va affrontato il problema, perché Bologna ha l'idea, si è creata forse nel tempo l'idea di città apollinea, cioè di città patria del classicismo per eccellenza, Guido Reni o quello che vedete appunto lì alla mia destra, l'idea di città classica. Ecco, io che Bologna sia di città così classica non sono del tutto, mi permetto di non essere del tutto convinto. Tant'è vero che colui che è probabilmente il più grande pittore del XX secolo, che è Giorgio Morandi, siamo qui,
forse non è un pittore classico come sempre, insomma, non lo è intanto nei suoi anni anche giovanili, insomma, 40 anni tanto cambia stile 5 volte da 10 a 20, aderendo all'avanguardia di vario genere. Intorno al 1930 affronta una pittura di materia che è unica in tutta Europa e sulla quale ci sarebbe da lungo da discutere. E poi c'è l'ultimo Morandi, che è questo. L'ultimo Morandi è un Morandi congelato, questa è una veduta naturalmente fuori di via Fondazza, il Morandi che improvvisamente blocca la propria immagine, che entra in una dimensione gelida, appunto, quasi gelida. Morandi che diventa un equivalente proprio delle corde di Regard. Pochi giorni fa parlavo a questo riguardo a Pordenone legge con di fianco a me un poeta molto intelligente che è Maurizio Cucchi, il quale ha capito al volo quello che si voleva dire, insomma, intorno a quest'opera di Morandi, cioè, devo dire, anche scritto una poesia sopra. Insomma, questo squarcio, il tema della poesia è proprio il particolare, ecco, una volta il particolare è il particolare appunto di un universo, nell'arte moderna il particolare è di sé stesso, esso stesso, insomma, un universo. E insomma, fatto sta che quest'ultimo Morandi che si congela appunto in questa visione quasi da Ecole du Regard, insomma, da scuola dello sguardo, io ho una testimonianza, di uno più grande, insomma, che è Francesco Arcangeli, che ha scritto il più bel libro su Morandi che esista, e Arcangeli mi testimonia che quasi appena finito, insomma, ha posato il pennello dopo aver dipinto il quadro, Morandi gli disse, gli mostrò il quadro, guardate che fra l'altro contiene due scie di reattori, cosa che fino a 10 anni prima per Morandi sarebbe stato impensabile, ecco, questa discesa nella contemporaneità. Mi dice Morandi che Morandi gli ha detto: c'è qualcosa di sinistro. Ecco, insomma, questo qualcosa di sinistro, questo dramma sottopelle che probabilmente nella pittura di Morandi c'è sempre, va tenuto in considerazione e probabilmente dà all'arte di Morandi, all'arte bolognese, così una tinteggiatura, ecco, diciamo fra virgolette per ora romantica, insomma, che molto giunge, ecco, a mio avviso, alla grandezza appunto dell'arte, alla tradizione dell'arte di questa città. Avanti per favore. Dopodiché andiamo a Ravenna. Ecco, quello che è incredibile dell'arte italiana, dove il padre è il padre, la bellezza appunto, ma quello che è incredibile nell'arte italiana è che a 40 km di distanza cambia tutto, ma cambia veramente tutto. Cioè, non è che cambia tutto stilisticamente, cambia tutto proprio, cambia civiltà. Qui c'è Bologna, a 40 km di distanza c'è Ferrara, e Ferrara ha carismi completamente naturalmente Tura, Cosmetura, Ercole De Roberti, eccetera, ha carismi completamente diversi che arrivano dal Veneto, dal Donatello, da Mantegna, eccetera, una caratura, insomma, però elegante, elegantissima, addirittura perversa, quindi profondamente diversa. Ma poi c'è Ravenna, è proprio un altro mondo, è un mondo altissimo e completamente lontano dal mondo di Bologna, che insomma è quella amministrativamente la capitale della regione. Perché? Perché quello che resta di Ravenna è ciò che resta della grandissima civiltà, diciamo bizantina, ma anche con fondamentali passaggi nel mondo occidentale, come adesso tra poco diremo, è l'unica sopravvivenza, perché tutto il resto è andato distrutto fra l'VIII e il IX secolo nelle guerre iconoclaste che hanno distrutto l'arte di Bisanzio. 130 anni, cioè 4 generazioni di guerra, fra le guerre più feroci che siano mai state combattute, la pena minima per chi possedesse una Madonnina, che naturalmente sempre cara alla fede popolare, era l'accecamento. Quindi 130 anni di guerra intorno alla liceità delle immagini, 130 anni che hanno distrutto tutto fino all'Adriatico, e Ravenna, che di per sé aveva già
prodotto dei monumenti meravigliosi, appunto come sono quelli dei quali stiamo per parlare, solo quello appunto è sopravvissuto. Ma per parlare di Ravenna io ho necessità, assoluta necessità di sentire Rossana Barbieri. Ravenna è un unicum, anzitutto un unicum visivo per l'ambiente che offre allo sguardo. Il paesaggio che dalla città porta al mare è uno dei più incongrui, epici, scassati, incredibili d'Europa. Qui i bulldozer e le draghe livellano quotidianamente la pineta in cui Boccaccio concepì il selvaggio trionfo della morte, pensato esattamente in uno degli angoli più primitivi e metafisici d'Italia. Qui, dove spuntano isole d'acciaio sul mare oleoso, in questo spazio enorme e glauco, passavano foscianti e altere, le trireni gote e bizantine. È questo il momento in cui Ravenna diventa la più importante città italiana, la longa manus in occidente di Costantinopoli. Quel tempo e quell'arte fecero di Ravenna la città più irraggiungibilmente alta e nobile dell'intera civiltà occidentale. Ma di più, le guerre iconoclaste che nell'ottavo secolo distrussero interamente ogni testimonianza figurativa da Bisanzio fino alla Croazia resero i monumenti di Ravenna unici al mondo. Oggi pensare a Ravenna significa pensare a gemme inimitabili affondate nell'umidità di terre che sanno di salsedine. A Ravenna si guarda a est, si pensa a est. Ed è per questo che l'anima della città è isolazionistica e sottilmente superba. Eugenio Montale percepì questa verità quando scrisse la poesia meravigliosa ambientata sul molo di Porto Corsini e la dedicò alla moldava Dor Marcus. Con un segno della mano additavi all'altra sponda invisibile la tua patria vera. Questa è infatti la dolce ansietà d'Oriente, come dice Montale stesso, che segna la vita di una comunità e di un luogo. Che destino alto e nobile! Ma poi la città si è addormentata per secoli nella solitudine e in un orgoglio più o meno motivato. Ma la città esarcale bizantina è imprevedibile. Alla fine tante occulte ambizioni si sono coagulate improvvisamente nel rinascimento del secondo dopoguerra. Poi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata l'industrializzazione in mezzo ai capanni da pesca e in mezzo ai riflessi abbaglianti di canali intrecciati come fili di una ragnatela. Giganteschi macchinari sconvolsero improvvisamente gli acquitrini di una pineta paludosa in cui si apriva una stradina che portava alla bicocca in cui era morta Anita Garibaldi, con le infinite suggestioni romantiche che l'inquietante casolare portava con sé. In quel luogo, agli occhi di un adolescente, Garibaldi, fuggiasco innamorato, conviveva con i fumi neri del petrolio. Ma a questo punto, cara amica bolognese, mi consenta una notazione personale. Come sa, a Ravenna io sono nato e una volta all'anno, in autunno, con i vecchi amici ravennati, abbiamo un'abitudine. Andiamo a cena al ristorante Il Gallo. Con questi amici largamente esperti del mondo internazionale, auguriamo a Ravenna un coraggioso abbandono del suo isolamento. Ma, per essere sinceri, nelle brume novembrine ci piace sentire che quella trapassata grandezza imperiale non è estinta del tutto e il sole per noi si alzerà ogni giorno sul mare, che a Ravenna è a est e porterà sempre ai misteri d'Oriente. Quello che è incredibile, l'incontro fra i due mondi, è che Ravenna si vede insomma, a 50 metri di distanza, perché uno arriva, entra nel mausoleo di Galla Placidia che vedete in questo momento, ed è ancora nel mondo occidentale. Come sapete, Ravenna diventa capitale dell'impero agli inizi del V secolo, lo resterà per poco perché poi cade appunto l'impero romano d'Occidente, ed è in questo momento che Galla Placidia appunto fa costruire questo.
questo mausoleo. Ricorderete tutti quel cielo meraviglioso, quelle, insomma, addirittura le hanno contate 700 e tante stelle. Ho scoperto, proprio per scrivere, nel momento in cui scrivevo questo libro, che Cole Porter ha scritto Night and Day dopo essere stato entrato qui dentro. È arrivato, ha visto il cielo, è uscito, è tornato in albergo e ha scritto Night and Day, cioè una delle canzoni più celebri del mondo. Ma comunque, insomma, questa è una testimonianza ancora della civiltà figurativa, del pensiero di figura occidentale, perché siamo nel 450 circa, ancora, ripeto, esiste l'impero romano d'Occidente, Ravenna era capitale, perché vedete che fra quel dirupo che si vede in primo piano, quel cielo, peraltro che scolora addirittura, quindi con un magnifico effetto realistico, in questa intercapedine di spazio, le pecore appunto sono costruite col chiaroscuro, hanno la propria corporeità, le rocce, quei cespugli appunto che portano verso il fondo. Insomma, è una visione occidentale, è una visione pregiottesca, insomma, questo è quello che vedrà Giotto, che porterà non a caso appunto nella cappella, nella chiesa di San Francesco ad Assisi. Siamo ancora in Occidente. Percorriamo 50 metri, andiamo all'interno e lì troviamo questo, questo corteo, che questa è pura espressione dell'arte bizantina. Qui siamo proprio in una visione quasi completamente ormai astratta. Tutto è portato nella bidimensionalità, tutto si affida alla vivacità e alla bellezza dei colori, perché la bellezza dell'acqua marina è di quello scudo, perché l'arancione appunto che sta dietro quell'acqua marina, perché quell'incredibile invenzione di quelle tuniche bianche con le fasce viola che discendono lateralmente. Addirittura la prospettiva è ignorata, perché in certi punti c'è insomma, un piede davanti all'altro mentre le tuniche sono una dietro l'altra. Insomma, è una visione puramente astratta. E guarda caso, questa è cosa di enorme, immensa importanza, perché qui appunto nasce quella certa idea non realistica dell'arte d'Occidente avrà sempre in fondo finalità realistiche. Qui invece nasce l'idea non realistica, contemplativa, ecco, dell'arte che da Bisanzio passerà a Mosca. Mosca si definirà la terza Roma, Roma, Bisanzio, Mosca. Czar vuol dire Cesare, che arriva direttamente da Cesare, che sarà da Mosca, che all'inizio del XX secolo, a chiusura di questo immenso e meraviglioso cerchio, partirà Kandinsky, il quale arriverà in Occidente e intorno al 1910 creerà ufficialmente l'arte astratta, che in Occidente, anzi nel mondo, non era mai esistita, insomma, in termini appunto moderni e contemporanei. Meraviglioso giro, insomma, che da Roma porta a Bisanzio, porta a Mosca, poi riporta in Occidente all'arte astratta. Per dire quanto è meraviglioso, insomma, questo percorso, e quanto una città come Ravenna, che ripeto, a 60 km da qui, sia estranea sostanzialmente a una certa tradizione appunto di arte padana, diciamo in generale padana. Avanti. Ma da qui scendiamo nelle Marche, che è terra quasi inevitabile dire che è terra malinconica. Naturalmente c'è sullo sfondo l'idea di Giacomo Leopardi, insomma lì è una delle anime delle Marche, ma poi l'altra grande anima che è vissuto, che ha operato nelle Marche, è quella di costui, di questo enorme artista che è Lorenzo Lotto, il quale appunto affida, ecco, forse il meglio di se stesso alle Marche. Non per nulla io vi faccio vedere quest'opera che è proprio a Recanati, quindi è cosa che Leopardi ha visto fin da bambino, con questa straordinaria invenzione. È una annunciazione, come vedete c'è un pomeriggio di prima estate, c'è anche una bella veridicità, insomma, ambientale, tonale addirittura,
perché c'è questo pomeriggio estivo che si posa appunto sugli alberi sullo sfondo, la luce entra all'interno, in penombra costruisce quella magnifica natura morta nell'ombra, appunto, che è una specie di antenata della natura morta, della vera e propria natura morta che verrà da lì a 70-80 anni di distanza. E qui c'è questo angelo, né maschio né maschile né femminile, insomma, come giusto naturalmente che sia, che si posa in terra e dice qualcosa e annuncia. E c'è il gatto, a questo punto c'è l'intuizione, insomma, di Lorenzo Lotto, che fa entrare improvvisamente, anzi lo mette in posizione prospettica, quel gatto. Ora, tutti noi credo abbiamo avuto dei gatti e sappiamo che i gatti rarissimamente inarcano la schiena. Rarissimamente inarcano la schiena, lo fanno solo quando c'è qualcosa che non capiscono, quando percepiscono qualcosa che per loro è, nella loro intuizione, è incontrollabile. E quel gatto intuisce che qui sta accadendo qualcosa di assolutamente anomalo. E poi c'è la meraviglia, veramente la meraviglia, la quale non si va a fondo, insomma, del volto appunto della Madonna. La quale, da un lato, insomma, il primo sentimento che si legge è sicuramente umiltà, umiltà, insomma, indegnità, verso il compito immenso al quale è destinata. Ma non c'è solo quello, no? A mio avviso c'è anche una specie di orgoglio, proprio se guardate, a me sembra almeno, guarda un tralice, insomma, così, di traverso, diciamo, verso l'angelo, e c'è qualcosa di più, c'è una curiosità. E c'è proprio la volontà dell'artista di trasmettere, di mandare un pensiero di una complessità, veramente, in un'immagine, in uno sguardo, un pensiero di una complessità enorme. D'altronde questa è una ragazza di 17 anni. E insomma, io chiedo alle persone che conosco, alle signore che conosco, gli dico: ma se domani ti dicessero domani sei incinta, tu cosa diresti? Ma direi maschio o femmina? Ecco, appunto, lei sa, lei lì sa, in questo momento dice: no, non maschio, non femmina, sei incinta di Dio, sei incinta di Dio. Cioè è talmente enorme, no? Io spero di non essere blasfemo, insomma, di quello che dico, ma è talmente enorme quello che viene annunciato in questo momento che non può che essere infinitamente complessa tutta la reazione psicologica e conseguentemente anche fisionomica, appunto, di quella donna. E comunque, quando l'arte tenta, ecco, di rappresentare cose così sentimenti, così complesse, insomma, perché nel pensiero, negli occhi di quella ragazza c'è anche il pensiero di dire: ma siete proprio sicuri di dare a me un compito così, così gigantesco, insomma, così, così enorme? Insomma, quando l'arte tenta di esprimere tanta complessità, non si può dire altro che è arte straordinariamente grande e straordinariamente moderna, oltretutto ciò che arriva immediatamente a noi. Avanti. Ma dalle Marche si traghetta verso l'Umbria, e quella sì è terra, a mio avviso, classica, naturalmente, completamente, veramente classica. Quanto le Marche adriatiche, appunto, sono malinconiche, invece prevale una specie di assoluto, diciamo, ordine naturale, che naturalmente è rappresentato in primis dal Perugino, che vedete in questo momento. Perugino in realtà è il vero fondatore, previsore, diciamo, del classicismo dell'arte italiana che va verso il Cinquecento, e qui è tutto, no, abbiamo già visto una pietà, quella appunto di Bologna qui di fronte a noi, e quanto quella appunto è tragica, questa è perfettamente ordinata, perché ci sono due figure che tutto si contrappesa, insomma, due figure che si contrappesano agli estremi del quadro, addirittura si contrappesano anche le forme dietro la testa, dietro la Madonna, con le rocce, con quell'albero, insomma, tutto è calma e tutto è serenità. È la classicità appunto che da Perugino passa direttamente nelle mani di Raffaello Sanzio e che crea l'illusione appunto del Cinquecento, il grande Cinquecento classico italiano. E io credo dopo tutto che vada iscritto anche in una idea di classicità anche colui che è il forse più grande pittore di questo dopoguerra, che ha umbro fino all'ultima delle sue fibre, che è
Alberto Burri, il quale non per nulla ha fatto dei bellissimi musei appunto nella sua casa e nei dintorni a Città di Castello. Classico, io vi faccio vedere questo così, il Cretto, questo si chiama Cretto, è opera enorme, lunga 12 metri per 4. Qui questa ambientazione è dentro, la vidi, io la vidi dentro il museo di Capodimonte a Napoli, dove le opere di Burri furono accoppiate col grande 600 napoletano e tornavano benissimo proprio col grande 600 classico, oltre che naturalistico napoletano, insomma tutto questo. E che cos'è questa immagine? Questa è la domanda che bisogna porsi. E io credo di aver trovato, per quel che mi riguarda, una risposta proprio nell'incontro con Burri. Allora, io Burri e con Burri sono diventato amico molto presto, perché quando abitavo a Roma, avevo una borsa di studio a Roma, Burri stava con una mia compagna di studi, Giovanna De Feo, che fra l'altro è lei che ha fornito l'immagine, quindi cogliamo l'occasione anche per ricordarla. Poi, 10 anni dopo, nel 79, mi fu chiesto di scrivere un libro su di lui e in particolare sul ciclo di sue opere che si chiamavano i Centotex. Erano opere prevalentemente verticali segnate da una linea di orizzonte. E io andai a trovare un certo giorno, proprio nel 79, proprio per parlare di questo. Allora io arrivo a Città di Castello, prima stiamo insieme, poi mi porta in giro per la città. Mi fa vedere i muri scrostati, segnandoli con, c'era dei quattro insomma sui muri scrostati, e io dopo poi ho capito che lui in quel momento non mi stava facendo vedere dei muri scrostati, mi stava facendo vedere dei burri, cioè dei quadri di Burri, che palesemente lui è a quello che si era ispirato per opere celebri come i sacchi, insomma, che sono addirittura leggendari di quegli anni. Quindi una cosa. Poi mi carica su una fuoristrada Mercedes, lo ricorderò sempre, e per una decina di chilometri fuori strada, cioè senza strada, mi porta su in un bosco, potete immaginarlo, in una casa in cima al mondo. Era una casa di passo, pure un cacciatore, forse anche un sanguinario per dire la verità. E andava lì per cacciare, quelle erano le case che servivano proprio perché lì c'era il passaggio degli uccelli, eccetera. Lui prima l'aveva trovata ovviamente diroccata, poi l'aveva comprata, in un primo tempo si faceva l'elettricità con il motore di un camion, e poi dopo a quel punto, quando sono arrivato io, era già tutto restaurato e perfetto. Quindi stiamo insieme più o meno per la cena, poi si tratta di dormire, ma io capisco che là fuori c'è qualcosa da vedere. Infatti c'era qualcosa da vedere, c'era qualcosa di sublime semplicemente da vedere. Io non potrò mai dimenticare che mi sono affacciato su un balcone e ho visto, fra l'altro era sera di luna anche quella, e ho visto intorno a me a 360 gradi natura e solo natura, natura bianca quasi sotto la luce della luna, ma in un modo che non era affatto un modo silenzioso o morto, al contrario, era un modo completamente vivo in cui gli uccelli parlavano fra di loro, come diceva Lucio Dalla, ricordiamo anche lui, i cani parlavano fra di loro, insomma era un modo animato, animatissimo. È un mondo animatissimo, però assoluto. Ecco, io in quell'istante, io presumo, mi pare, di aver capito quel punto magico che divide l'assoluto dal nulla. Ecco, perché forse è proprio questo il punto magico. Un'opera come questa è una specie di elemento di separazione fra l'assoluto, che cos'è questo? La faccia di un pianeta sconosciuto, un mondo che non abbiamo mai visto, insomma, non abbiamo mai incontrato con gli occhi, e il nulla, cioè l'immagine di qualcosa che non appartiene, ecco, al mondo fisico naturalmente, che noi siamo abituati a conoscere. Il fatto sta che dopo un po' mi ho sentito di non essere solo, infatti c'era Burri di fianco a me, il quale mi si è messo di fianco, e abbiamo guardato l'orizzonte, e ricordatevi c'è qua dei Centotex che appunto dovevano essere divisi dalla linea, che erano divisi da una linea d'orizzonte, e Burri di fianco a me semplicemente così, mi ha fatto segno con la mano, mi ha indicato appunto l'orizzonte. Ecco, questo è per me naturalmente indimenticabile e forse proprio il segno anche di una classicità, cioè di una
drammaticità che misteriosamente sempre alla fine si ricompone, che ha in Burning forse il più grande interprete nell'arte di questo dopoguerra. Dopodiché ci mettiamo direttamente nei grandi problemi dell'arte italiana, perché dall'Umbria passiamo direttamente in Toscana. Allora, l'altro fine del mio libro è proprio quello, dove pare la bellezza, di parlare della semplicità della bellezza, della geniale semplicità della bellezza. Quando, insomma, a un certo punto, finito il gotico, l'arte gotica, diciamo, l'arte moderna europea aveva due problemi fondamentali da risolvere. Un problema era quello della luce, cioè della veridicità, della lenticolarità quasi della rappresentazione, e questo è un problema che hanno risolto i fiamminghi, soprattutto Jan van Eyck nelle Fiandre. L'altro problema era il problema dello spazio, cioè di identificare uno spazio moderno. E questo è il problema che hanno risolto i fiorentini, hanno risolto gli italiani, sono i fiorentini. E come l'hanno risolto? L'hanno risolto per via di bellezza, appunto, ma nella sua dimensione sublimemente elementare, perché la prospettiva, insomma, il nuovo spazio significa prospettiva, spazio prospettico. La prospettiva è nata così, è nata da un architetto, Brunelleschi, il quale dipinge due vedute del Battistero di Firenze, se non che ha un'idea geniale. Invece di vederle così, questa è la parte dipinta, ha l'idea di girarle, di fare un buco nella tavola, di mettergli di fronte uno specchio e di vederle riflesse nello specchio. La stessa riflessione nello specchio delimita uno spazio e implica appunto l'affondo prospettico. Non c'è altro da fare che perfezionare appunto questa visione. Qui siamo nel 1401-1402, la palla è un architetto, lui va per la sua strada, la palla passa ai pittori, cioè a un pittore che è Masaccio, che vedete in questo momento, il quale, fra l'altro morto giovanissimo, 27 anni, perfeziona appunto questa visione. Questo è un dimostro particolare della Cappella Brancaccio. Allora, io per non guardate le figure che sono prevalentemente dipinte o quasi esclusivamente dipinte da Masolino, cioè il suo collaboratore. Il problema è l'architettura, cioè il vano spaziale, la costituzione del vano spaziale entro razionale, entro le quali devono trovare vita le figure. Allora io per spiegarlo, insomma, per raccontarlo, potrei dire così. Guardate la base di quei due edifici a sinistra e a destra, proseguite, prolungate idealmente la linea appunto delle due basi e queste due linee troveranno un punto di convergenza che è appunto un punto di fuga nell'edificio che vedete là di fronte. No? E per fare tutto questo Masaccio potrebbe aver fatto una cosa molto, molto semplice, che è la cosa che fanno gli bianchini quando vengono a dipingere le nostre case. Potrebbe aver piantato un chiodo appunto nel punto di convergenza, potrebbe aver tirato due cordicelle sporche di carbone, come fanno gli bianchini, insomma, potrebbe averle tirate, è rimasto il segno appunto di quelle due linee, e su quelle due linee potrebbe aver costruito le architetture. Io, per essere elementare, per spiegare quasi banalmente, insomma, quello che è accaduto, potrei dirvi così. Ebbene, quando è stato fatto il primo restauro di questo affresco, si è trovato il buco del chiodo. Là in fondo c'è ancora il buco del chiodo. C'è il buco del chiodo, per cui Masaccio ha fatto esattamente così, come un geniale in bianchino dei tempi, ha piantato il suo chiodo, ha tirato le cose e entro quella struttura ha costruito lo spazio. Questa grandezza è stata la grandezza, insomma, che ha cambiato interamente l'arte del mondo. Tant'è vero che, avanti per favore, Masaccio questo fa, ma dietro di lui immediatamente incalza Piero della Francesca, il quale, avendo trovato risolto quel problema dello spazio da parte di Masaccio,
per via prevalentemente plastica, di appunto di struttura geometrica e di costruzione plastica delle figure, può permettersi due aggiunte fondamentali e risolutive, che sono il colore, e infatti questo addirittura io l'ho messo in copertina, insomma, quel rosso che si permette Piero della Francesca mi ha costretto in qualche modo a metterlo in copertina, il colore e la luce, è quello che a questo punto Piero della Francesca può permettersi, la luce, tant'è vero che vedete quel fiume sullo sfondo che io confronto proprio col fiume dipinto da Van Eyck in un'opera, insomma, nel momento in cui Van Eyck è arrivato a suo modo a dipingere un'acqua, e guardate, basterebbe un'esercitazione definitiva su che cosa sia la pittura rinascimentale, basterebbe il confronto proprio fra quelle due acque, e quindi a questo punto Piero della Francesca ha portato alla prospettiva anche luce e colore. Allora, esattamente un secolo fa, insomma più o meno un secolo, quasi un secolo fa, Roberto Longhi, no? Cattedratico qui a Bologna, insomma, siamo tutti suoi figli, siamo tutti suoi nipoti, io personalmente sono suo nipote in quanto figlio appunto di Arcangeli, ha scritto un libro ai tempi con un titolo apparentemente cervellotico, il titolo era questo: Piero dei Franceschi e gli sviluppi della pittura veneziana. Tant'è che la cultura accademica dei tempi disse: ma come, cosa c'entra Piero della Francesca, che è un aretino, con la pittura veneziana? C'entra moltissimo, perché intanto Piero della Francesca dipinse un ciclo di affreschi a Ferrara, purtroppo oggi distrutto, ma che fu immediatamente visto da Giovanni Bellini, che attraverso quello dipinse quella Madonna pala di Pesaro, perché è conservata a Pesaro, che ve la ricorderete, insomma, che è l'atto di nascita, ecco, della pittura tonale, ma è il momento nel quale, esattamente il momento nel quale Piero della Francesca, attraverso Piero della Francesca, si congiungono i grandi due poli dell'arte europea, cioè il polo dello spazio, che è quello mediterraneo, e il polo della luce e della verità ottica, che è il polo del nord. Lì si congiungono, attraverso di loro si congiungono con in Giovanni Bellini, e Giovanni Bellini, il quale è l'immediato premessa di colui che porta già alla sublimità, alla supremità, ecco, diciamo, la nuova visione, che è la visione ormai non più dell'arte dell'Europa meridionale, dell'arte dell'Europa del Nord, ma dell'arte europea, della bellezza europea in generale. Ma qui ancora una volta io ho bisogno di rossare la barriera. Per quel che riguarda il paesaggio, cioè la pittura tonale, le considerazioni fondamentali vanno fatte in riferimento al capolavoro assoluto, che denominiamo La Tempesta. Giorgione, nobilissimo nella pura, solenne devozione al visibile, è perfetto. Nulla sfugge alla sua precisione quasi sovrumana. Tutto è supremo nella sua visione, tutto è orchestrato in un'altissima musicalità del visibile. Come dicono gli alberelli battuti dal vento sotto il cielo squarciato dal temporale, come dicono le architetture bruciate dal fuoco che un fulmine abbatte sul mondo, come dice la sacca d'ombra in primo piano che vive in quanto un residuo di luce penetra all'interno della materia pittorica, come dice il volto maschile, che sembra calcolare con assoluta precisione l'intercapedine di atmosfera che divide il nostro occhio dall'oggetto della rappresentazione e dunque misura la quantità di aria che lo avvolge e la quantità di luce che appartiene a quel punto preciso del dipinto. In chiave veneziana, questa è l'aria grossa di cui parlava Leonardo, realizzata con il colore e con la luce, cioè con la pittura tonale, invece che con il chiaroscuro. La nuova accezione del tonalismo è nata e diventerà la chiave intima e inevitabile della pittura europea. Giorgione, la nobilità ha un'altezza di assoluta classicità e di squisita musicalità,
in un mondo visivamente perfetto e divinamente intangibile. Ma c'è di più. C'è la luce attimale del fulmine che in un attimo, appunto, abbatte al mondo. Attenzione, qui nasce un'idea che per la pittura si rivelerà risolutiva. Qui si compie un passo avanti nella pittura occidentale moderna, che si muoverà sempre più da una rappresentazione fuori del tempo a una rappresentazione di verità quotidiane, anzi addirittura attimali, si pensi all'impressionismo, perché la tensione verso la verità quotidiana appartiene al destino dell'espressione occidentale. Tutto ciò in Giorgione è poesia. È perfetto, Giorgione è in sé perfetto, ma questa idea dell'attimalità appunto della visione è un'altra delle sorgenti, ecco, che cominciano ad affacciarsi e che diventerà poi risolutiva passando da Vermeer, pensate a Vermeer, quello c'è un attimo di luce ferma, ma che compie un passo in più verso la luce, l'attimo di luce appunto che apparterrà all'impressionismo. Avanti, per favore. E qui, insomma, abbiamo naturalmente, guardate, io vi faccio grazia del 500 romano, perché se ci mettessimo il Raffaello e Michelangelo, voi capite che un'altra volta, la prossima festa della bellezza. E passiamo, però vorrei farvi vedere, almeno, scendendo anche verso sud, altri grandi capitoli di pittura che normalmente, ecco, forse non vengono sufficientemente valutati. Il primo è Napoli del 600, Napoli del 600 è città spagnola ed è città pittoricamente grandissima. Infatti la città è spagnola e il suo artista coccolato all'interno del regime è spagnolo, è costui, è Giuseppe Ribera, il quale ha questo singolare destino di arrivare in Occidente, di arrivare in Italia per la precisione, perché a Valenza, dove è nato, non gli basta, insomma, non è sufficiente per le sue ambizioni, in uno strano momento. Quest'opera qui è circa del 1620, cioè arriva 10 anni dopo la morte del suo idolo, che è Caravaggio, naturalmente, e una decina d'anni prima di colui che sarà in qualche modo il suo grande erede, che è Velázquez. Eppure il pittore è grandissimo, perché quel ventre dilatato, il naturalismo, insomma, quel ventre dilatato, la verità di particolare, addirittura la verità di quell'angelo che raglia, che è ispirato a un disegno di Leonardo. Quindi oltretutto Ribera era anche intelligente, insomma, attinto, ecco, alle fonti più importanti che ci fossero. Insomma, questo grandissimo capitolo e questo strano destino di un pittore che è all'altezza dei grandi, ma insomma è nato troppo presto per fare una certa cosa e troppo tardi per essere un'altra cosa. E anche non va assolutamente dimenticato un capitolo fondamentale, che è quello di Genova. Genova nel 16, capitolo fondamentale e non sufficientemente valorizzato dai genovesi stessi. Genova nel 600 è città, veramente una delle capitali d'Europa, con una ricchezza e una fioritura di artisti straordinari, di quali io vi mostro soltanto questo, che è Bernardo Strozzi, per la bellezza proprio stessa della pittura, per la bellezza di quelle piume, per la bellezza del fuoco, per la bellezza dello sguardo così intralice, appunto, della cuoca, che la cuoca ci manda in questo momento. Ma insomma, da questo punto ormai ci avviamo verso la fine e dobbiamo fare un passaggio che sarà come sempre sorprendente in Sicilia. La Sicilia è terra assolutamente inevitabile e assolutamente anomala rispetto a tutto quello che conosciamo. In Sicilia ci sono almeno due capitali, due luoghi, insomma, da vedere. Uno è Messina. Messina perché? Se non altro, Messina è nato un nuovo museo, se adesso salto tutti i particolari, se non altro perché c'è questo quadro all'interno, questo dipinto all'interno. A Messina Caravaggio arriva nel ritorno, dove Caravaggio, come sapete, ammazza
Roma, Napoli, passa da Napoli, arriva a Malta, dove lo fanno il cavaliere, poi inopinatamente, dopo un po', lo maledicono, c'è un documento che dice quello lì sia maledetto, maledetto lui, ac, dice quel momento, ac fetentissimus, è un fetentone, insomma, arriva, prima a Siracusa e poi a Messina, inseguito dagli sgherri dei cavalieri di Malta che lo raggiungeranno a Napoli e lo massacreranno di botte, che sarà l'ultimo atto prima della fine, e arriva in Sicilia e dipinge questo quadro, che è un quadro enorme, metri su metri, 4 metri, insomma, qualcosa del genere. Allora, voi ormai sapete, ormai è acquisito, che Caravaggio, giovane, dipingeva dapprima i chiari, le opere giovanili, sono pensate il fanciullo morso dal ramarro, insomma, qualcuno qualsiasi delle opere giovanili, partiva dai chiari e aggiungeva, che progressivamente ha cominciato ad aggiungere gli scuri proprio per drammatizzare, per tragicizzare la visione. Tenete conto che qui siamo in anni del tutto affini a quelli di Shakespeare, con l'aria shakespeariana che corre, e siamo anche negli anni nei quali muore, guardate, nei quali muore di malinconia Don Chisciotte di Cervantes, così come muore di malinconia, dicono i documenti, Annibale Carracci. Annibale Carracci va a morire a Roma di malinconia, non di altro. Ma insomma, Caravaggio giovane dipinge i chiari e aggiunge gli scuri. Caravaggio vecchio, che è questo, parte invece dagli scuri, cioè da un fondo, da una preparazione totalmente nera, che semplicemente aggiunge dei chiari. Ora, può anche essere che tutto ciò ci fosse una necessità, fra l'altro lo pagano bene anche questo quadro, una necessità di fare in fretta perché non c'era più tempo, letteralmente non c'era più tempo della vita, nella vita, ma insomma parte dagli scuri. E quello che mi raccolgo, questo secondo me forse è proprio il capolavoro di Caravaggio, a parte il Davide con la testa di Golia, qui parte da questa preparazione nera e con pochi tocchi di chiaro, di bianco, di chiaro, rappresenta San Lazzaro che è appena stato tirato fuori dalla tomba, quindi San Lazzaro esce dalla tomba, tant'è vero che Caravaggio dipinge già la consumazione, il corpo che ha cominciato a decomporsi, la decomposizione del corpo, tant'è che c'è un signore lì di fronte che si copre il naso con un fazzoletto per difendersi appunto dal cattivo odore che viene emanato da quel corpo. Pochi tocchi di luce, uno dei quali illumina la guancia di Caravaggio, che è sullo sfondo, perché Caravaggio ci tiene a dire ero presente appunto in quel certo momento, ma soprattutto c'è quella mano, quella luce protesa, quel leggero tocco di luce sotto il palmo della mano. E quella mano si protende verso che cosa? Si protende verso la vita, evidentemente, si protende verso la luce, si protende verso la grazia, e qui è inutile nascondere, in Caravaggio luce vuol dire grazia, anche la famosa chiamata di San Matteo che tutti ricordate, la luce viene non dalla finestra, viene da dietro Gesù Cristo, quindi è luce di salvazione, insomma, è lui che porta quella luce, e qui quella mano tesa è la mano tesa appunto verso la salvazione, ecco, verso la salvazione, capolavoro, pensate, signori, siamo nel 1610, pensate che incredibile modernità e che incredibile messaggio appunto viene mandato alla pittura del futuro. Avanti. E poi Palermo, e l'altra città incredibile è Palermo. Ora, a Palermo accade questo, io segnalo questo, ho scoperto che è cosa che non si sa normalmente. A Palermo esistono questi due edifici, la Zisa e la Cuba. Cuba, fra l'altro parola araba, perché lì hanno comandato gli arabi, insomma, fino a questo punto. I due edifici sono stati costruiti grosso modo nel 1180, insomma, fate conto, fine XII secolo, dai re normanni. E qui accade che, dunque, dei re normanni, Norsland,
cioè quasi dei vichinghi, uomini del nord, insomma, che scesi dalla Vichinghia, hanno preso l'Inghilterra, poi hanno preso la Normandia, naturalmente, poi sono venuti in Italia, a Palermo, cioè al cuore del Mediterraneo, costruiscono questi due edifici per rinverdire e per costruire il paradiso coranico. Pensate voi, il paradiso coranico, cioè qualcosa che è stato ideato e sognato in Arabia alcuni secoli prima. E questa è la meraviglia dell'arte. Prego naturalmente di levare ogni allusione politica al mio discorso, che non c'è e non ci vuole essere, ma questi sono i miracoli dell'arte. No, quando arrivano questi meravigliosi sincretismi, che sono poi solo apparenti, sincretismi sono apparenti, ma alla fine il risultato c'è ed è questo, e insomma l'arte è meravigliosa. Perché intanto questi due edifici erano costruiti sull'acqua, su dei laghetti, quindi fra l'altro qui il discorso, la Sicilia, no, la siccità in Sicilia, eccetera, la Sicilia è piena d'acqua, la Sicilia poggia sull'acqua, se poi non c'è acqua, perché evidentemente qualcuno se lo prende non la dà agli altri, ma insomma l'acqua c'è evidentemente. All'interno di questi edifici, cioè gli edifici sono costruiti intorno a delle sorgenti, c'è una sorgente che sporca all'interno di questi edifici, che riversa acqua in dei fiumiciattoli che vanno appunto a scaricarsi nei laghi esterni, il tutto è esposto agli zeffiri, alle correnti del nord, perché d'estate arrivasse fresco, le correnti del nord arrivavano dal luogo nel quale oggi c'è l'aeroporto, insomma, la Punta Raisi, ecco, grosso modo. Quindi luoghi di delizia nel quale si tentava di rinverdire appunto delle grandi idee di piacere, quindi qualcosa di imprevedibile e naturalmente di meraviglioso che solo l'arte può portare. Dopodiché ci arriviamo alla conclusione fra il professore che dialoga con l'arte, già non vi ho detto i nomi, lui è il professore, detto il professore, lei è detta l'esploratrice e lei è bolognese, appunto. Accade fra lui e lei accade qualcosa che naturalmente non verrà rivelato, però fatto sta che lui alla fine la costringe quasi ad andare a vedere il Museo dell'Arte Povera a Torino. Perché il Museo dell'Arte Povera a Torino? Ma perché è l'arte per la loro giovinezza, è quello è ciò su che hanno visto, insomma, fin da ragazzi e che li ha uniti fin da ragazzi. Allora lei va a vederlo, gli mostra quest'opera che è la Venere degli Stracci, quindi Michelangelo Pistoletto, ed è una, come vedete, una figura classica con un paio di metri cubi di stracci, appunto, che naturalmente a loro, ma anche a me, non fa solo venire in mente, così quando ci siamo affaticati e divertiti a montare le mostre di quegli anni, perché montare, trovare 3 metri cubi di stracci è più difficile che prendere un quadro di Leonardo, ma è forse anche più divertente per la verità. E naturalmente adesso mi sono venute in mente un sacco di cose, fra l'altro stasera è una sera ovviamente particolare, perché ciò che a me viene in mente, per esempio, si è svolto anche quello lì davanti al Museo Civico, allora, quando abbiamo montato, si trattava di montare la mostra gennaio 70, e un artista, io ero il segretario, ero un ragazzino, mi ha nominato segretario. E un artista mi ha detto di ordinare, insomma, ha voluto un 1000 metri cubi di tuffo. Io qui c'erano dei tecnici sicuramente, io non ero un tecnico, io non avevo la più lontana idea di quanto fosse 1000 metri cubi di tuffo. Finché un certo giorno, allarme, insomma, erano arrivati lì dalla piazza i vigili con in motocicletta, con un tir dietro di tuffo, il quale è stato scaricato all'interno del Museo Civico, quindi già una montagna di tuffi. Dopodiché l'artista si è messo a montare l'opera, per cui ha fatto un primo strato di tuffo e io gli ho detto cosa fare, che vuoi fare? E lui mi ha risposto voglio fare uno ziggurat. E si è dato a costruire il secondo ripiano di tuffo. A quel punto fortunatamente è arrivato un architetto del comune e ha detto ma cosa fai, siete pazzi, ma
qui siete su volte medievali, qui sotto ci sono delle volte medievali, sotto il Museo Civico, insomma, si aggiungeva un altro strato di tuffo, il Museo Civico sarebbe accartocciato intorno all'opera di quel certo artista, ma insomma ricorda ancora, sempre nella stessa occasione, che trattava di mettere insieme, no, in un'altra occasione, di mettere insieme però sempre a Bologna, un'opera di un altro artista di questa partita, di nome Anselmo, e si trattava di mettere insieme, dove c'erano come due panini di cemento, e di metterli, di stringere in mezzo a due panini di cemento della lattuga, dell'insalata, proprio per far vedere la diversa consistenza dei materiali. Però l'inaugurazione era domenica mattina, qui si è fatto il sabato sera alle 8, non è che c'erano i negozi, i cosi aperti 24 ore, il panico a quel punto, erano tutti a telefonare, insomma qualcuno quella sera non ha mangiato la sua insalata, puntualmente il panino, cemento e cose. Ecco, questo solo per dirvi che appunto la cosa più che ci commuove, insomma, naturalmente per sempre, è proprio il gusto della vita impastato col gusto della bellezza, col gusto dell'arte. Io direi a questo punto proprio di ritenerli quasi sinonimi, arte e bellezza. Ecco, io posso testimoniare che questo, il gusto della vita impastato col gusto dell'arte, l'ho visto io con i miei occhi, ha salvato molte vite. E se permettete un riferimento personale, anche a me, a chi vi parla, ha portato parecchia felicità. Grazie.